Fai conto che io andavo, non avevamo la televisione a casa noi, e se c'era un'italiana si poteva vedere le partite, se non c'era vedevi solo la finale. E c'era un'osteria sotto casa che con un bicchiere di spumagiommi tu potevi vedere le partite, o i film, quello io E la finale vedevo le partite. c'era sempre una E squadra, alla però. finale c'era sempre il Real Madrid, e io vedevo questi del Real. Cavoli, andiamo a fare la finale a Vienna, in uno stadio mitico per il calcio, contro il Real Madrid. Io mi ricorderò tutta la vita. Dagli spogliatoi si passava sotto le tribune e c'era tutto il pavimento con la sabbia, col cemento a granelli, Sì. eccetera, no? E da una parte c'erano quelli del Real, noi siamo scesi dopo e a un certo punto io mi trovo davanti a Di Stefano. E per me era aver incontrato Dio. Lo guardavo e non mi muovevo. Intanto Suarez, che era più vecchio di me, aveva già fatto le finali, mi Anzi, lui ne batte, aveva persa una, quindi era l'aveva avvelenato. persa, e con loro mi batte la mano sulla spalla: "Senti, noi andiamo a fare la finale, tu stai qui a guardare Alfredo." Allora mi sono svegliato e siamo andati in campo, ma all'inizio io la partita non la giocavo perché vedevo queste maglie, vedevo Di Stefano, Puskas. Poi Puskas, che a fine partita mi disse: "Ho giocato contro tuo padre, sei degno di lui, tieni la camiseta." La maglia più importante che ho nella mia collezione. Ho tutte le maglie delle squadre, E lei moltissime. lì era andato a prendere quella di Di Stefano e Io si è trovato volevo quella di andare da Di Puskas. Stefano, perché per me era il dio del calcio, no? Invece lui mi venne incontro. Cioè, tu pensa a un giocatore famoso come Puskas che va incontro a un ragazzino per dirgli questa cosa e dargli la maglia. Oggi succederebbe? Non lo so. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.